Claudio Sebastianutti, possiamo dirlo che il panettone potrai mangiarlo e anche tanto. Sì, intanto il primo obiettivo c'è il primo obiettivo e soprattutto che regalo, cioè un regalo così proprio, me lo immaginavo ma stava nei sogni, poi vederlo così realizzato è inaspettato veramente, sono stati stupendi, cioè, stupendi. A un certo momento abbiamo una flessione lì, siamo andati sul 9-6, e vedevamo che loro riuscivano a far gol con una semplicità incredibile, specialmente sull'uomo in meno, sulle nostre inferiorità numeriche, la palla andava dentro molto, molto facile, lì ho visto proprio un pericolo e già insomma avevo delle sensazioni negative. Poi di colpo è cambiato tutto, il precursore del cambiamento secondo me è stato proprio quel gol di Andrea che ha fatto con una rovesciata incredibile, non so neanche come sia entrata, quello è da rivedere, non so proprio. E lì ha dato un coraggio di poter andare avanti, di recuperarli e poi di sorpassarli, cioè, veramente stupendi, bravi, mi hanno fatto un regalo immenso. E beh, c'è da festeggiare perché questa Lazio è lassù dove non era da non so quanti anni in questa fase, certo sbagliate a montarsi a testa, ma ricordiamo che questa è la quarta forza del campionato. Sì, la Canottieri. Esatto, la quarta forza, noi in casa abbiamo quella marcia in più, quella sicurezza che dovremmo trasformarla anche nelle partite esterne. E poi facciamo anche i conti con l'infermeria, noi oggi avevamo Raffaele che non è stato dei nostri per questo maledetto insomma, dito che non riesce proprio ad andare bene. E poi soprattutto c'è anche Federico che ha stretto i denti e ha giocato, e quindi ecco, vederli tutti al completo non vedo l'ora perché poi è importante lavorare, c'è gente intorno a me proprio che mi aiuta tanto durante gli allenamenti. Senza eccoli qua, possiamo farli. Possiamo girare la camera per vederli perché eccoli qua. Allora, lui è Filippo Loredo, proprio uno dei laziali doc. Il manager che si è fatto cacciare oggi. È andato a Lazio Crotone e poi è venuto a vedere noi e ha sostenuto. Poi si è fatto cacciare. E qui c'è il grande Gabriele Sergi. Che proprio, abbassiamo un po' la camera. Ecco, adesso l'hai trovato. Vabbè, auguri a tutto lo staff. No, dai. No, aspetta, lui veramente è rimasto un po' in ombra. Il preparatore atletico, ci tengo tanto a sostenere il lavoro che ci fa fare, ci aiuta in un modo incredibile, i ragazzi soprattutto lo seguono, sembra strano ma ti seguono non proprio. So perché. Grazie a tutti e tanti auguri. Luca Di Rocco che torna al gol qui al Foro, l'avevamo promesso, gol e intervista, tra l'altro insomma penso che possiamo andare a festeggiare con un po' più di tranquillità, la Lazio lassù dove ci piace che sia, insomma che è una partita bellissima con la Canottieri vinta anche in rimonta tra l'altro, tutto perfetto. È tutto perfetto, è stata una bella partita dal punto di vista anche caratteriale, che quello che non ci manca ormai lo sanno tutti quanti, come dici la Lazio deve stare lassù e ce l'abbiamo messa tutta, io sono contento per me perché mi mancava da tanto il gol dopo l'operazione al gomito avuta e questa è la seconda partita che il mister mi dà più spazi, quindi riesco per fortuna ad esprimermi meglio, aiutare la squadra. Però siamo stati veramente tutti caratterialmente al massimo, siamo andati sotto, secondo me qualcuno già iniziava a pensare che la partita potesse essere finita, invece siamo riusciti. Qualcuno degli altri dice? Qualcuno degli altri e del pubblico che sentiva un po' più di silenzio, invece anzi, noi la Lazio dei miracoli, qualcuno ha detto prima, siamo capaci di queste imprese e speriamo di continuare su questa striscia. Nonostante un momento non facile, tra l'altro le assenze perché mancava Maddaluno, insomma Federico non è al massimo, anche tu non sei al 100%. Capace di superare ogni ostacolo e la legge del Foro Italico, forse anche grazie a questo pubblico stupendo. Il pubblico aiuta, infatti è bello perché ogni partita è sempre più gente, anche rispetto agli altri anni c'è proprio molta più passione, ma si vede, si percepisce. Purtroppo l'assenza di Maddaluno è pesante perché ci dà una grande mano in difesa, in attacco a gestire l'esperienza e in più Colosimo a mezzo servizio ha giocato con il cuore anche lui come sempre, senza con un dito diciamo al 50%, io ancora in ripresa. Questo dimostra che squadre comprano stranieri, spendono tanti soldi, noi col cuore, con la romanità e con la lazialità più che altro ce la facciamo contro tutti e tutto. Grazie, tanti auguri. Grazie a voi, auguri, buon Natale. Alex Giorgetti per commentare questa sconfitta per la Canottieri, insomma una partita quantomeno insomma, bellissima, combattuta fino all'ultimo, per voi è andata male, festeggia la Lazio. Vabbè, una partita bellissima per il pubblico, se devo dire, perché tutte e due le squadre volevano vincere. A un certo punto, a fine secondo tempo, avevamo la parità in pugno, io ero convinto che riuscissimo a tenere quel gap di 2-3 gol, ma la prima volta è questa, appena abbassi un po' la concentrazione e dai a modo agli altri di crederci, puoi rischiare di perderla, oggi la Lazio ha dimostrato, quindi se devo dire in poche parole, è demerito nostro, è merito alla Lazio che ci ha creduto fino alla fine. Non incide comunque sul vostro campionato fin qui, ottimo, insomma, come già la scorsa stagione per la Canottieri? Vabbè, sicuramente volevamo concludere questa stagione con una bella vittoria, visto il bel 2017 che avevamo fatto. Se ti devo dire, mi fa un po' meno male perché è la Lazio, da buon tifoso laziale, però adesso c'è un po' di fuoco dentro, per cui sorrido perché
peggior regalo di Antalya non poteva esserci, visto che domani è il mio compleanno, per cui almeno la Lazio ha vinto 4-0 con Crotone, quello posso dirlo. E anche nella Pallanuoto, insomma, capisco che il conto non è piacevole, ma visto che sei un grande tifoso laziale, quantomeno un piccolo sorriso puoi trovarlo nonostante questa sconfitta. Vabbè, un piccolo sorriso posso trovarlo, poi vedo che la Lazio sta facendo un bel campionato, sono contento per loro. Cioè, rispetto all'anno passato che c'era molta difficoltà, soprattutto a questo periodo dell'anno, e quindi si vede che l'allenatore sta lavorando bene, il pubblico di casa ci crede, i ragazzi ci credono, invece noi dobbiamo riniziare il 2018 con un'altra mentalità, ognuno deve guardarsi dentro, vedere i propri errori, io in primis, e quindi vediamo di fare il 2018 come abbiamo fatto alla fine dell'anno scorso, perché noi ci crediamo, vogliamo dare tutto quello di cui ci ha supportato la nostra società. Un'ultima cosa, hai parlato del pubblico, fa piacere vederlo così numeroso qui al Foro, insomma, a prescindere, per tutta la Pallanuoto fa bene, non fa bene invece magari giocare tre tempi senza i 30 secondi? Vabbè, quello è proprio uno scandalo per me, questo ti fa capire che a livello della Pallanuoto, perché a livello di Serie A non puoi fermare una volta o due volte ogni tempo, e quindi i giocatori non entrano manco in partita, quindi il primo tempo noi siamo entrati un po' più contratti, il secondo tempo la Lazio, poi dopo un po' riprendi, però è una cosa brutta. Però se devo fare complimenti al pubblico, magari ci fosse così a Napoli, visto che la Scandone è sempre semivuota, e complimenti alla Lazio, e che devo dire, che tutti i tifosi della Pallanuoto in generale si passano un bel felice Natale. Dai. Tanti auguri anche a te, Alex. Auguri, ciao ragazzi.